Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo episodio su The Sims 3, prima stagione. In questo episodio continuiamo le nostre bellissime avventure in Cina. E il nostro obiettivo è sempre quello di catturare e pescare 3 Tancho Koi. Ok, abbiamo capito che dobbiamo cercare in qualche parco, però il problema è quale parco. Intanto ho messo il desiderio innamorarsi, perché lo faremo. Ok, intanto metti nell'inventario. Per prima cosa andiamo a visitare l'accademia, perché era un desiderio della nostra sim, quindi andiamo, quindi visitiamola. Ok, prego. Così magari mettiamo poi combattere con qualcuno. Ok, quindi togliamoci di mezzo questo obiettivo. Ok, mettiamo quest'altro adesso. Cerchiamo un po' i vari parchi. Vediamo un po' un parco bellissimo. Vediamo, deve avere un nome straordinario. Ok, qua no. Cosa c'è? No, granaio abbandonato, no? Vediamo un po'. Questo qui, no, non c'ha dove pescare. Ok, cerchiamo. Frutteto di Ane, dove stavamo prima, ma non c'era niente. Intanto cosa leggi? No. Vediamo un po'. Fonti del drago, andiamo qui, dai. Poi l'altro come si chiama? Fonti calde, no, diciamo drago, Cina, fonti del drago. Magari è più interessante da visitare. Intanto con la nostra bella scopa magica ci dirigiamo ovunque. Ok, siamo arrivati ragazzi, siamo arrivati. Questa sarà la nostra zona di pesca. Vediamo se si può pescare qualcosa. Ah, sì, certo che sì. Vediamo un po'. Magari vediamo da questa parte, vediamo un po', ispezioniamo l'acqua. Vabbè, sempre non ce lo risulta, però noi cominciamo a pescare, vediamo cosa riusciamo a fare. Tanto vediamo un po' da questa parte, vediamo se ci sono. Bah, ispezioniamo l'acqua di qui. Bah, più da questa parte magari, dai. Facciamo pesca. Vediamo un po', ma la nostra sim dov'è? Ah, eccola qua. Prego, dai, pesca. Vediamo un po' questa volta di riuscirci. Naturalmente dobbiamo aumentare la nostra abilità e magari pescare altri 4 Kawarimono Koi. Ok, adesso altri 3. Dai, addirittura di 4 kg a 40, non è poco. Ok, intanto noi continuiamo. Vediamo un po' cosa riusciamo a pescare. Intanto una ringa rossa. Dai, un altro Kawarimono. Dai, ce ne siamo altri 2 in questo caso. Infatti, ancora un altro. Giusto uno solo. Dai. Mi sembra che l'abbiamo pescato. Ok, perfetto. Però il nostro obiettivo è un altro. Dobbiamo pescare un Tancho. Vabbè, non ci interessa della luna piena a noi, Ok, noi dobbiamo andare avanti anche se abbiamo un po' fame. Vabbè, poi mangeremo. Congratulazioni! Livello 5 di pesca per la nostra simmina. Vediamo un po' adesso, vediamo. Ispezioniamo l'acqua. Ah, addirittura popola, dai. Non esageriamo. Abbiamo sbloccato l'Ochibakoi. Ok, magari controlliamo anche le altre parti. Ispezioniamo. No, non c'è neanche qua. Ispezioniamo adesso qui. Vediamo, ispeziona. E no, non ancora. Forse non so se dobbiamo ancora aumentare la nostra pesca. Tanto aggiungiamo, vediamo un po'. Forse non ci porta fortuna. Ah no, a parte che siamo alle fonti calde, stiamo. Non siamo andati dove dovevamo andare. Vi ho detto una parte, non ci siamo più andati. Ok, era qua dove dovevamo andare. Ok, vediamo un po' qui, ispezioniamo. E non c'è. Ispezioniamo. Vediamo un po'. Neanche qua. Wow, è un po' difficile pescarlo. Ok, vediamo un po' da quest'altra parte. Ispezioniamo un po' ovunque. Magari cambiamo a questo punto. Ispezioniamo l'acqua. E no, neanche qua. Però cambiamo. Quindi andiamo un po' a pescare da questa parte. Lasciamo quella parte lì.
Vediamo un po', forse dobbiamo ancora aumentare. No, peschiamo più penso da questa parte. Visto un pesce un po' strano. Quindi è meglio andare a pescare da questa parte. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Non ci sta portando fortuna, sicuramente questo. Questa pesca è un po' difficile. A parte che avevamo sbagliato dove andare. Ok, corriamo, vediamo un po'. Intanto poi ci facciamo anche un bel boccone di cibo liofilizzato. Dai, mangiamo un boccone. E andiamo a vedere un po' cosa troviamo da questa parte. Intanto c'è un pesce davvero molto strano. Che se non mi sbaglio è tipo il pesce dragone, una cosa simile. Quindi penso che sia il luogo più adatto dove pescare. In questo momento il tancio. Infatti, con un esco avrei migliorato le tue abilità. Non è cosa pescare qui. Dobbiamo dargli un po' di tempo che aumenti. No, povero laghetto, no. Ispeziona l'acqua, vediamo un po'. Vabbè, andiamoci a fare un giretto da questa parte. Andiamo a pescare. Ok, vediamo un po'. Continuiamo la nostra pesca. Intanto ce ne infischiamo degli attacchi zombie. E con l'inventario ci facciamo una bella doccetta, dai. Dopo là ce la facciamo. Ok, dai, aumentiamo le nostre abilità. Intanto continuiamo a pescare Kawarimono Koi. Potrebbe essere un ingrediente favorevole per la nostra cucina. Tipico cinese. Wow, che cos'era quello? E poi scopriamo che quello era un Kawarimono Koi. Il più grande che abbia mai visto, addirittura di 7,15 kg. E poi scopri che vale solamente 10 simoleon. Ma va bene. Tutto quello che vuoi, amica mia. Intanto, vabbè, noi aumentiamo la pesca anche per il nostro interesse. Intanto abbiamo pescato un Ochibaka Koi, addirittura di solo 1 kg e vale 20 simoleon. Ottimo! Brava la nostra sim. Intanto cosa vuole pescare? Un nuovo tipo di pesce. Beh, aumentiamo un po' le abilità. Ok, creare i chip di tratti. Magari questo lo togliamo. Oppure aspettiamo le aringhe rosse. Anche se mi pare che qua poi non ci sono più di tanto. Ok, non ci attaccare. Non... Okay. Ah no, no, sì, l'aringa rossa c'è anche qui. Ok, dobbiamo continuare a pescare il più possibile, ragazzi. Pescare, pescare. Intanto siamo 5 giorni, quindi. Però questo è il terzo. Ah, vabbè, non fa niente, non è che ci interessa. Vabbè, non ci interessa la morte di nessuno. Vedi che te ne puoi andare. Sì, attaccami, devi aspettare, tanto io devo pescare. No, è inutile che fai così. Tanto io sto pescando. Ok, te ne puoi anche andare. È inutile che fai. Ok, aspetta, guardiamo nei dettagli, ragazzi. Sì, ma secondo me è attratta dalla puzza. La puzza della nostra sim. Guardate, ci fai gestacci dietro. Aspetta. Ah, no, adesso è scappata. Forse ha sentito la puzza. L'ha sentita adesso. Va bene, noi andiamo avanti. Intanto peschiamo all'infinito. Ragazzi, veramente stiamo pescando tantissimi pesci. Mi ricordo, non sapevo che la nostra sim era così brava. Intanto dormire in una tomba. Non stiamo in Egitto, siamo in Cina. Non so se ci sono le tombe qui. Non mi viene in mente. Comunque, wow, 9,92 kg, bravissima. 10,68 kg, ah, stiamo diventando dei giganti. 11,25 kg. Ok, no. Mamma mia, dove li. Cioè, la tua abilità di pesca è aumentata così all'improvviso. Pensare che stai solo quasi a 6, non è che stai chissà che quanto alta. Intanto abbiamo bisogno ancora di un boccone. Ah, ma ce li possiamo mangiare così come stiamo? No, peccato. L'avrei mangiato volentieri. Ok, intanto noi mangiamo altri bocconi. E pesci davvero grandissimi. Ok, mi sembra che l'abilità qua si sta per aumentare. Ha un semplice Ochibaka di 1 kg. Ok, intanto continuiamo. Va bene, va benissimo. Congratulazioni, livello 6 di pesca. Non male, non male. La nostra sim sta migliorando. Intanto noi. Ok, sembra ancora un po' impescabile qui in zona. Ma penso che qui troveremo il nostro pesce. Intanto avete visto com'è strano quel tipo di pesce? Eh sì, è davvero strano. Intanto la nostra sim è molto stanca. Davvero tanto stanca. Dobbiamo vedere un po' di accamparci in zona. Sperando che si possa collocare non molto distante da qui. Vediamo un po' tipo qua. Ok, ah sì, abbiamo trovato la zona. Possiamo andare a dormire adesso.
Ok, intanto vediamo un po' cosa abbiamo pescato. Addirittura 5 Ochibakoi. Poi 22 Kawarimono Koi. E poi, vabbè, 12 ringhe rosse. E vabbè, penso poi un pesce rosso, ma non ci interessa più di tanto. Ok, finalmente ce ne andiamo un po' a dormire vicino a questa bella fontanella. Ragazzi, io direi che per quest'altro episodio è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio, sicuramente con altra pesca. Finché non riusciremo a pescare il pesce che ci è stato indicato. Vabbè, più che altro la nostra sim deve rilassarsi e penso che la pesca sia un fattore che sta influenzando molto il suo rilassamento. Infatti, non fa altro che ciò. Quindi uno quando pesca si rilassa, tutto calmo, il laghetto, l'acqua bella pulita. E io direi che per questo episodio è tutto, ci vediamo al prossimo, arrivederci!